questo qua è il mio, questo qua è proprio originale di quel giorno là. Fazzoletto originale e lì ha preso più sole, di dietro è ancora buono. Quindi fazzoletto utilizzato molto durante il periodo partigiano, e questo è quello che avevi durante resistenza. Ma dovrebbe esserci anche il primo che mi aveva fatto una ragazza, ma che poi non mi piaceva, non era blu, ma deve essere anche lì. Ma questo e questi questa strisciolina gliel'ho messa dopo la guerra. Dopo la guerra. Questo è anche il gagliardino autonomi dopo, perché si questa stava rompendo. Questa qua è originale, quella striscia lì, che poi non sai più se è tricolore o se... Ah, questo doveva essere un tricolore? Sì. Però l'hai sempre, questi due li hai messi dopo. Sì. Il fazzoletto in origine, durante il periodo della resistenza, va soltanto la scritta. Ecco. Ah, quello lì è il fazzoletto di un partigiano che non c'è più, Österl. Ma era sempre un partigiano della 23esima brigata? Sì, tutto della 23esima, sì. E qual era il suo vero nome? Abba Clemente. E ha partecipato anche lui alla battaglia di Santo Stefano? Ha fatto tutto. Il periodo della guerra ha fatto tutto, la ritirata di Russia, e poi aveva anche i piedi congelati appena si sono uniti lì i partigiani, e lui c'era già. Quindi è tra i primi che è entrato nella brigata canale, sì, però sì. Non è morto durante la resistenza? No, è morto l'ultimo giorno del 62, ecco. Ok. O 82. Questo ultimo qua? Fazzoletto di Öster. E questo gli l'ha dato? Sì. E te l'ha dato lui? Sì, il fazzoletto? Sì. La moglie. La moglie. Quando è morto? Invece, questo fazzoletto... Ah, lì sono... gli internati. Numero 24. Ecco, me l'ha dato uno che è proprio stato a Mauthausen, abitava lì in fondo alla via, è morto già. Uno di canale? La mamma era di canale, e il papà era di... una cittadina lì attorno a Torino. La fascia che c'è tutto attorno a Torino, e quando è andato in pensione il papà è venuto di nuovo a abitare a casa della moglie, che non c'era più. E tu non ti ricordi come si chiamava? Filippa è il cognome. Filippa. E lui è riuscito a tornare a casa? Sì, l'hanno preso durante un combattimento i tedeschi. Ma lui era un soldato o un partigiano? Un partigiano. Non della 23esima brigata canale? No. Qua c'è il suo numero di schedatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi arriviamo già quasi al milione. E c'erano più di 115.487. E di che gruppo partigiani faceva parte? Lì nella... Salute. Grazie. Era assieme al papà di Fassino lì. Piero Fassino. Ah. Quindi sarà stato a Torino? Assieme al papà di Gianni Oliva, quel famoso. È venuto già a parlare anche a Canale il 25 aprile.
insomma. E quindi lui era stato catturato durante un combattimento sì, e portato nel campo di concentramento.